Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Pia ha ancora il giubbottino perché siamo appena arrivate ad accompagnare Giorgia. Adesso mi faccio la doccia, poi la vesto perché è uscita con il pigiamino per fare veloce, così almeno metto il giubbotto e la porto, tanto le facciamo svelti, cioè andiamo e torniamo. E poi andiamo da Chiara, dalla nutrizionista, perché oggi ho il controllo. Poi dobbiamo andare in discarica a buttare della roba. Alcuna che è quella che non mi hanno preso ieri in associazione e altra sono altri sacchi di vestiti, che gli ultimi che sono rimasti, che avevo fatto. E niente, poi torniamo a casa per fare le solite cose. Intanto parleremo poi di quello che mi ha detto Chiara. E volevo anche dirvi che è arrivata la dieta di Maurizio, quindi magari vi racconterò, diciamo, vi leggerò com'è la dieta di Maurizio. E niente, oggi sarà una giornata basata sulle diete, sui controlli e questo qui. Adesso poi devo farmi uno schema come quello che mi sono fatta io anche per Maurizio, in modo che riesco a capire quello che gli do da mangiare, quante volte, perché comunque poi come sentirete e vedrete certe cose le deve mangiare magari solo 2 volte a settimana, 3 volte a settimana e se me li segno mi è più facile ricordarmelo. Comunque adesso vado a farmi la doccia e a cambiare Pia, ci vediamo dopo. Mamma, oh, piano. Com'è che scendi? Oppo. Scendi da? So? Sola. Brava. Sei bravissima, vero? Andiamo? Pia, Pia. Che bella Pia. Guarda come sei bella, Pia. Sei bellissima. Leva il dito però, amore, leva il dito. Andiamo, dai. Fatti vedere ancora una volta, guarda come sei bella. Mi sono appena uscita da Chiara, dunque non è andata bene. Sicuramente colpa dei miei sgarri. Per la pizza l'ho mangiata non solo una volta, ma l'ho mangiata poi anche il giorno dopo. E ho mangiato cose che non dovevo e quindi invece di diminuire sono aumentata di 1 chilo praticamente. Però vabbè, le ho chiesto qualche altro consiglio e mi ha detto che ho perso un po' di liquidi, che sì, mi sono sgonfiata, però non ho perso peso, ho perso liquidi, ma... l'ho preso, quindi adesso ci mettiamo poi bene in regola, perché così non va bene, cioè non posso assolutamente spendere i soldi per andare da lei solamente e poi fare quello che voglio, quindi devo mettermi in regola e cominciare a fare le cose come vanno fatte. Comunque adesso chiamo Maurizio, andiamo in discarica e ci sentiamo dopo. Thank you.
Siamo alla fermata che aspettiamo i bambini che arrivano da scuola. Pia? Chi deve arrivare? Ma la mamma è già qui. Va bene. E poi invece qua sul ponte stanno facendo dei lavori. E qua invece c'è la strada. E qui c'è Pia. 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 Chi c'è? C'è una bimba? Chi è quella bimba? È la tua? È la tua amica? Allora, per ora di pranzo io mi sono fatta la mia pasta integrale, queste qui le caserecce con zucchine, un po' di avocado e un po' di formaggio. Adesso vado a prendere un coperchio, lo metto 2 minuti sopra così il formaggio si scioglie per benino. E poi dopo mangio un po' di Allora, insalata. siamo passati in panificio uscite da catechismo. Ho preso 1,5 kg di pane, sia integrale che bianco per noi perché non abbiamo pane, se no. E poi invece qui che ho adagiato su Giorgia, c'è per loro la merenda, gli ho preso un pezzettino di pizza per uno. E per me invece ho preso questi Veggie Good della San Carlo, non fritti, senza glutine, solo proteine vegetali. Sono triangolini con riso e 3 legumi. Ecco, magari da mangiare ogni tanto, vanno bene. Sono 20 grammi, quindi li mangerò per merenda e poi mangerò anche una mela, penso. E niente, quindi adesso andiamo a casa così andiamo a fare la merenda. Allora, per cena ho preparato, insieme con l'aiuto di Sabrina, delle zucchine ripiene che stiamo, scusate, facendo cuocere nell'air fryer a 200 gradi per 20 minuti. Praticamente, cioè la zucchina l'ho fatta prima cuocere un po' a vapore. Poi ho levato il ripieno, l'ho messo dentro al riso che era avanzato, al risotto, quello con le verdure. Ci ho messo anche un quark, il dentro della zucchina schiacciato e salato e un po' di formaggio, quello in scaglie. E poi le abbiamo riempite, le abbiamo messe dentro. E sopra Sabrina ha cosparso col formaggio grattugiato. Aspetta. E niente, questo qui è il risultato. E cosa volevo dire? Qua invece, sempre con il riso, siccome ce n'era troppo, sto facendo una frittata di riso. E niente, quindi questa qui sarà la nostra cena. Poi c'è dell'insalata. E basta, stasera mangiamo questo. Voi invece come le fate le zucchine ripiene? Avete delle ricette? Io ho usato queste cose qui per non metterci la carne, visto che io non la mangio, per fare un piatto unico. Dai, saluta. Ciao ragazzi! E quindi niente, sono venute così, mi sembrano venute molto bene, sembrano appetitose. E boh, vabbè. Adesso aspettiamo che cuociano anche le altre e poi andiamo a mangiare. Penso che ci aggiorneremo domani, quindi vi auguro una buona cena. Se adesso state guardando a cena, comunque, visto che noi facciamo cena, vi auguro una buona cena e ci vediamo domani. Ciao! Buongiorno e buon 1º maggio a tutti. Allora, siamo già all'ora di pranzo, sono 1:30. E per me ho preparato la pasta, sempre quella all'integrale, con zucchine e piselli e poi ho macchiato con un po' di pomodoro. Invece per loro ho fatto le pipe col sugo di piselli. E invece Maurizio e Gabriella hanno i sedanini, sempre con il sugo di piselli. Tutti quanti hanno la pasta pesata, questa è rimasta, la mettiamo da parte e magari la mangiano un pochino stasera. E poi invece per secondo andremo a mangiare questi cetriolini in agrodolce e poi loro hanno le cotolette queste qui di pollo,
mentre invece io niente perché ho già i legumi dentro lì e Maurizio e Gabriele invece hanno questi hamburger di tacchino con rosmarino. Adesso vado a mangiare anche io e ci aggiorniamo più tardi. Ciao! E voi invece cosa avete mangiato oggi, il 1º di maggio per pranzo? Cosa avete preparato di buono? Allora, forse lo sapete che sono una pazza e faccio sempre degli esperimenti. Ho caricato la lavastoviglie, però abbiamo finito il detersivo per la lavastoviglie. Quindi sono andata a cercare su internet e con il detersivo per i piatti ho trovato questa ricetta per crearsi il detersivo per la lavastoviglie in casa. E ci va un cucchiaino di detersivo per i piatti, un cucchiaio di sale fino e un cucchiaio di bicarbonato. Adesso lo vado a mettere qui e poi vediamo il risultato, vediamo se i piatti vengono puliti. Vi faccio vedere che tipo quello lì è sporco, aspettate che non trovo il mio dito, è sporco di sugo, e poi ci sono le posate. Non ho messo roba troppo sporca per vedere come viene, se pulisce, per non sprecare anche troppa aroma. Comunque adesso lo vado a mettere qui. Allora l'ho messo dentro, che poi più o meno è la quantità anche che uso io. Quindi adesso andiamo a chiudere, la facciamo partire e vediamo. Devo anche pulirla. E vediamo un po' quello che succede. Devo anche metterla in sale. Mettiamo questo programma e partiamo. Poi quando è finito vi faccio vedere il Adesso, risultato. intanto che la lavastoviglie va, io stiro un po' di roba. Do. Ha finito, però i bicchieri, come vedete, ci sono rimasti tutti i residui, perciò direi che proprio è un no. Perciò questa sera in live, siccome ci sono un bel po' di piatti da lavare, tutto da mettere in ordine, stasera in live andremo a mettere a posto la cucina e intanto vi parlerò dei canali che seguo, che tra un po' mi devo segnare perché ce ne sono tanti e se no non me li ricordo. Dov'è Pia? Pia, dove vai? Adesso vi faccio vedere cosa ho preparato Come per verdura cibo. sto facendo cuocere i broccoli e ovviamente anche i gambi. E poi assieme ci andrò a mettere hamburger vegetariani per me, hamburger di carne per loro, e, per Maurizio e Gabriele, e penso o spinacine o aia, sì, penso spinacine per gli altri bambini. Buongiorno e buona domenica, oggi è il 2 maggio e iniziamo questa giornata. Volevo iniziare a farvi vedere cosa mangiamo oggi per pranzo. Allora, ho preparato la peperonata per tutti, lì dentro il padellone. Come vedete, stamattina ho pulito la cucina che ieri non sono riuscita a fare in live. Poi, ho fatto andare un pochettino gli straccetti di soia in questa padella e ho preso un po' della peperonata, diciamo generale, per me. Ho fatto andare un po' gli straccetti con la peperonata e adesso ho spolverato. Ho aggiunto spezie, ho aggiunto noce moscata, coriandolo e un po' di pepe. E adesso per finire, diciamo, il piatto, ho messo un po' di prezzemolo. Vado a mescolare e poi vado a impiattare. Invece per loro sempre peperonata, ma con quei mezzi busti che ho preso di pollo. E questo qui è il nostro pranzetto. Li stanno finendo di cuocere, invece la mia è già pronta perché gli straccetti di soia sono comunque già pronti. E devo dire che sono veramente buonissimi. Mi piacciono tanto e mi piacciono tanto messi così insieme alle verdure. Nella peperonata mi ha diciamo conquistato sia il tofu che anche gli straccetti di soia, quindi sono
se siete vegetariani o vegani, magari li avrete già provati, però se no, se comunque state cercando di avvicinarvi invece a questa alimentazione, provateli perché sono veramente buoni fatti così. Niente, adesso vado a girare ancora un po' questo pollo e poi finalmente mangiamo. Ci aggiorniamo più tardi. Allora, oggi pomeriggio non abbiamo fatto niente di che, è stata una domenica di puro relax. Io e Sabrina siamo andate avanti in Grey's Anatomy e adesso stiamo preparando la cena. Qui ho fatto cuocere carote e zucchine e poi le abbiamo frullate come una cremina perché andremo a condirci la pasta. Qui c'è la mia con anche i broccoli e il tofu che ho fatto in padella con il curry. Mentre invece qui c'è la pasta di Maurizio e Gabriele che è quella di piselli. E qua c'è quella per gli altri bambini che adesso devo andare a scolare. Quindi noi adesso condiamo queste paste e andiamo a cenare. Io vi saluto e vi ringrazio se siete stati con noi fino ad ora. Se ci siete stati, commentate con hashtag carote zucchine. E spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!